La Samb non sa più vincere in casa. Dopo il pari con il Fano, ecco il 2-2 con la forza impronese in rimonta. I biancazzurri di Fucili potevano portare a casa il bottino pieno, ma si devono accontentare di un punto conquistato dinanzi ad oltre 6.000 spettatori, confermando tutto il loro potenziale. I rossoblù masticano amaro, costretti sempre ad inseguire, ma sono riusciti almeno a pareggiare in extremis. Novità in avanti per la Samb, con Romarone preferito da Alessandro in avanti a fianco di Tomassini. Per il resto Lauro conferma il classico 4-4-2 con gli uomini delle ultime due gare di campionato. Mister Fucile con il suo 4-3-3 dà a Fraternali, Germinali e Battisti il compito di creare problemi alla retroguardia rossoblù. Al quinto del primo tempo la forza impronese passa in vantaggio, Fraternali ruba palla sulla tre quarti e da fuori area lascia partire uno shoot che fulmina Coco. Partita subito in salita per la Samb, che trova però attento il muro, ospite a chiudere gli spazi. Al 18° numero di Cardoni, che si libera in area di Rovinelli e cerca la conclusione a giro con il pallone che si perde sul fondo. Sul capovolgimento di fronte sono bravi Zoboletti e Pezzola a schiudere su Fraternali, che si era involata in solitario verso Coco. Al 22° la Samb pareggia. Pezzola dalla destra mette al centro il pallone su cui Tomassini si produce un colpo di testa in volo che non dà scampo a Marco Tognini. Quarto centro stagionale per il bomber rossoblù. Al 37° pallone di casa vicino al raddoppio con la conclusione di Barberini con il pallone che colpisce il palo interno. È la Samb ad avere in mano il pallino del gioco, ma al 45° forse impronese a sorpresa raddoppia. Uscita con i pugni poco efficace di Coco, la palla resta in aria con Germinale che riesce a servire Battisti che a porta vuota mette dentro. Nella ripresa subito in cambio in casa Samb con Alessandro che prende il posto di Roma e Rone. Al 7° è Cardoni dopo uno slalom in aria a sparare alto all'altezza del dischetto di rigore. Al 19° ci prova Alessandro su punizione, tutto facile per Marco Tognini. I rossoblù spingono sull'acceleratore con la forza impronese che però non rischia più di tanto. Lauro si gioca le carte, Scime e Paolini passando un offensivo 3-4-3 a ricerca del pari con i biancoazzurri che reggono bene l'urto. Il cuore rossoblù viene premiato al 45° con l'under Leonardo che di testa su cross di Alessandro batte l'incolpevole Marco Tognini. Nei 7 minuti di recupero entrambe le squadre cercano il gol vittoria ma senza esito. Finisce così 2-2, un match agonisticamente valido e giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Ma adesso al di là dei primi in classifica o meno, siamo venuti qua per soffrire, lo sapevamo e abbiamo sofferto, sono contento della prestazione, è chiaro essere raggiunti nel tempo di recupero per la seconda volta consecutiva, un po' di rammarico c'è, però non sono ipocrita nel dire che sono arrabbiato più per i due punti persi domenica scorsa, pareggiare 2-2 a San Benedetto al di là del minuto in cui si è preso gol ci sta e noi dobbiamo essere più che contenti di questo. È a centrocampo insomma che è stata la partita migliore da parte del Fossombrone, l'uomo in più, il pressing, la costruzione del gioco con Pandolfi sempre molto ordinato e lucido. Beh, dopo chiaramente a livello di sistema ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, noi abbiamo cercato di sfruttare quello, San Benedettese ha dei giocatori che sull'uno contro uno insomma ti mettono sempre in difficoltà, quindi abbiamo fatto una gran fatica a cercare di limitarli. Però forse anche nel primo tempo avevamo avuto una situazione importante per andare sul doppio vantaggio, non l'abbiamo sfruttata e poi alla fine comunque dai che te dai, buttando qualche palla dentro in area con i centimetri in più che avevano, ecco, abbiamo sofferto. Però ripeto, andiamo avanti. Un 2-2 che lascia un po' la mano in bocca alla Sammetese. Sì, lascia la mano in bocca soprattutto per il primo tempo, no? Perché secondo me abbiamo fatto un bel primo tempo e abbiamo preso due gol banali, secondo me. Posso capire il primo, no? Dici magari che non ci sta, ha fatto un Eurogol però non ci sta. Però il secondo gol non si può prendere dopo che abbiamo recuperato la partita, dopo che abbiamo fatto sì, l'occasione per andare in vantaggio. Cioè, abbiamo, per non fare secondo me una corsa in meno, no? Con un esterno, una palla che magari potevamo anche farla passare. Quindi abbastanza banale, quindi ci siamo trovati sotto il 2-1 il primo tempo e la partita dopo è complicata perché poi dopo si perde tempo, i secondi tempi ci fanno giocare. Siamo stati bravi e ci è andata anche bene a pareggiarla con un bel gol, ecco.